Perché un'attrice decide anche di diventare produttrice? Perché è una crescita, questa è stata un'idea che mi era venuta vivendo a Los Angeles, dove comunque tutti gli attori hanno sempre una casa di produzione alle spalle, di conseguenza era stata anche una cosa di tutelarsi, no? Loro lo fanno perché comunque quando tu produci, logicamente hai il potere di poter gestire anche quello che sono i tuoi ruoli e il destino del film. Quindi quando ho aperto la prima società di produzione che avevo appena 24 anni. Però poi non ero riuscita a far nulla perché lavori come attrice o come produttrice, non avevo il tempo per fare i progetti. Poi sono rientrata in Italia quando è nata mia figlia e logicamente mi sono ritrovata con un lavoro minore dal punto di vista di recitazione perché comunque passi da Los Angeles dove producono 1.000 film al mese all'Italia che è un mercato molto più piccolo e allora lì ho deciso insieme a un gruppo di persone di fare il primo film che era un film corale con dei registi internazionali Sono cioè, stato a Venezia qualche era anno stato fa. presentato a Venezia All the Invisible Children che aveva comunque uno scopo anche sociale. E quella è stata la prima esperienza e poi da lì ho continuato e mi sono sperimentata, stava più una lezione perché comunque vieni da un mercato che è completamente diverso da quello americano, perché mentre in America hai un gruppo e si lavora tutti per lo stesso fine, qui è molto più a chi arriva prima. Sì, certo, frammentato, No, è diciamo. frammentato, ma non riesci a avere un unico progetto, non si lavora come un corpo unico, ma ognuno è molto indipendente e questo rende le cose molto più faticose. Quale produzioni vuoi intraprendere? Ma adesso la produzione è una cosa che ho rallentato un attimo e sto producendo soprattutto per i ragazzi. Abbiamo fatto il bando per una serie televisiva. Per teenager si chiamerà Teen e stiamo facendo il casting in tutte le scuole d'Italia per trovare i protagonisti e poi tra questi protagonisti ne sceglieremo una cinquantina che manderemo in una scuola per capire se veramente hanno questo talento e poi cominceranno a girare.